Un po' diversa dal solito, perché il nostro ospite è unico, è padre Pier Battista Pizzaballa, a cui do il benvenuto, che è il custode di Terra Santa. Ecco, padre, ma che cosa vuol dire custode di Terra Santa? Custode di Terra Santa è un titolo antico che risale al 1342, quindi si va molto indietro nel tempo, ed è diverse cose insieme. Da un lato è il superiore dei francescani di tutto il Medio Oriente, ma è anche l'ordinario, quello che si occupa dei luoghi santi della Redenzione, Nazareth, Betlemme, Santo Sepolcro, e ha il compito di custodirli, da qui custode di Terra Santa, ed è sempre un francescano perché la Chiesa nel 1342 affidò questo incarico proprio ai francescani. Parliamo quindi della situazione attuale, Sì. della Terra Santa e anche del conflitto, naturalmente israeliano-palestinese. Ultimamente pare che sulle pagine dei giornali sia un po' scomparso. La calma c'è, è reale o è più apparente? Dipende dalle prospettive. Dal punto di vista militare, diciamo così, di scontri fisici armati, è un periodo di relativa calma. A parte forse un po' la striscia di Gaza, non ci sono grossi problemi. Dal punto di vista invece delle prospettive della situazione politica, la situazione rimane sempre molto instabile, molto incerta. Ecco. Però Quindi ecco, non ci sono attentati terroristici, non c'è una situazione di conflitto reale sul territorio. la sua impressione dall'osservatorio privilegiato della custodia è quella di un dialogo tra le due parti che si contrappongono o semplicemente si sta studiando per vedere qualche soluzione a più lungo termine? È difficile dire, il dialogo c'è perché i governanti israeliani e palestinesi si incontrano, almeno israeliani e Abu Mazen con la Cisgiordania, West Bank chiamata, mentre Gaza è fuori. Quanto sia produttivo questo dialogo, questi incontri, è molto difficile dirle. Sicuramente è molto difficile parlare di chiare prospettive positive a breve termine. Si può parlare di prospettive, di cambiamenti, forse a medio e lungo termine, non a breve. Parlando dei cristiani di Terra Santa, innanzitutto quanti sono oggi i cristiani che vivono quella zona del mondo che è la patria della nostra fede? Sono molto pochi, ecco, i cristiani sono intorno all'1% della popolazione, quindi molto poco, e in cifre sono circa 170.000, a fronte di quasi 6 milioni di ebrei, 3 milioni e mezzo di musulmani, quindi molto molto poco. E sono distribuiti un po' in tutto il territorio, diciamo che il 60% vive in Israele e il 40% nei territori dell'autonomia palestinese. Naturalmente cristiani di diverse confessioni. Sì, ecco, quello che caratterizza i cristiani, oltre il numero ridotto, è anche le tante diversità. La chiesa principale è la chiesa greco-ortodossa, che è intorno al 50-51%, seguita poi dalla chiesa cattolica, che è intorno al 45%, e poi tutte le altre chiese, protestanti, copte, armene e così via, quello che resta, insomma, ecco. Qual è la situazione concretamente oggi della comunità cristiana? Una situazione di difficoltà o una situazione più semplice rispetto al passato, quando di problemi ce n'erano, ricordiamolo, tanti per i cristiani? I problemi ci sono sempre stati, ecco, ci sono periodi più difficili, periodi meno complicati. Sicuramente non siamo nell'apice della cosiddetta seconda intifada con il conflitto che colpiva in modo particolare i cristiani, questo è vero, però rimane sempre una situazione molto difficile. Bisogna poi distinguere tra coloro che vivono in Israele e coloro che vivono nell'autonomia palestinese, che sono oggi due Ecco, realtà molto qual è la diverse. differenza? Beh, la maggioranza dei cristiani vive in Israele, dove sicuramente ci sono molti problemi, però dove c'è uno Stato ben organizzato, strutturato con tutti i suoi problemi, per carità, ma che funziona abbastanza bene, dove ci sono i diritti fondamentali e dal punto di vista, diciamo, economico non ci sono grossi problemi. La Chiesa in Israele non deve, per usare un'espressione un po' banale, se vuole, non deve dare da mangiare alla comunità cristiana, ecco, perché è autosufficiente, attiva, con tanti problemi, problemi di assimilazione, problemi di secolarizzazione, di unità, ecco, ma non problemi fondamentali come la vita, insomma, tutti i giorni, il lavoro, la casa e così via. Quindi
completamente diversa invece la situazione nell'autonomia palestinese. Per autonomia palestinese dobbiamo pensare a Betlemme, ecco, i cristiani di Betlemme, dove c'è il più grande gruppo dell'autonomia palestinese, vivono una grande difficoltà dovuta al conflitto, dovuta alla situazione economica molto difficile, mancanze di prospettive, ecco, e c'è un esodo massiccio, molto forte, preoccupante dall'autonomia palestinese. Ecco, chiunque sia andato recentemente in Israele non può dimenticare quel muro che attraversa in maniera trasversale, che taglia proprio la terra a metà. Questo esodo del quale lei ha parlato dei cristiani si deve anche a questo muro di divisione, perché così lo dobbiamo chiamare, insomma. Assolutamente sì. Il muro di fatto rinchiude, comunque impedisce il passaggio, il movimento a quasi tutti i palestinesi che vivono in Cisgiordania o dall'altra parte del muro, insomma, ecco. Ed è anche psicologicamente, come dire, un muro che impedisce non solo il passaggio dall'altra parte, ma anche che dà prospettiva al futuro. Ecco, sembra quasi che il muro chiuda, insomma, la voglia di esprimersi, di andare avanti, di pensare al futuro. Sicuramente le prospettive economiche con quel muro per un palestinese è chiaro che diminuiscono ancora di più. È ovvio. Se lei dovesse indicare come naturalmente francescano, ma anche come persona che vive sulla terra della nascita di Nostro Signore, una speranza che si sente di poter vedere realizzata, non fra 100 anni, ma un po' prima. Per un cristiano la speranza è già una certezza. La nostra speranza si fonda sul Cristo risorto, quindi guai a noi se non vedessimo segni di speranza o segni di vita in quella terra che è sicuramente molto difficile, dove ci sono tanti conflitti, tanti pregiudizi, ma c'è anche tanta convivenza. È l'unica terra dove cristiani, ebrei e musulmani vivono insieme, dove tutti i cristiani delle diverse confessioni vivono insieme, e non siamo sempre tutti i giorni lì a farci la guerra, sappiamo anche vivere insieme, ecco. È una terra dove il musulmano, l'ebreo, il cristiano diverso da me non sono, come dire, un nome scritto in un libro, ma sono dei volti, sono dei nomi, sono delle persone, quindi nascono anche amicizie, nascono relazioni, nascono iniziative comuni, dove nelle scuole, ad esempio, cristiani e musulmani studiano insieme, negli ospedali ci si ritrova tutti a lavorare insieme. Ecco, la Terra Santa è anche questo, non è soltanto il conflitto che è interminabile. E quindi, questo credo non è una speranza, è già una certezza, è già una realtà che è vita, insomma. Quindi un appello alla concretezza. Io ricordo di aver sentito il Cardinale Martini che diceva di aver provato una grande emozione stando accanto a famiglie sia ebree israeliane sia palestinesi che hanno perso qualcuno dei loro cari a causa dell'intifada, a causa comunque degli scontri, e di aver visto una coesione tra coloro che cercano di trovare una ragione a queste morti. Anche lei è d'accordo? Sono assolutamente d'accordo. Il cardinale si riferiva probabilmente al parent circle, cioè al circolo dei genitori, delle vittime, coloro insomma che hanno avuto una vittima da una parte o dall'altra, ma ci sono tantissime altre associazioni concrete legate al territorio che non fanno notizia sicuramente, dove palestinesi, israeliani, ebrei, cristiani, musulmani si ritrovano per fare qualcosa insieme, qualcosa di concreto. Ecco, non legato alla politica, ai movimenti, agli orientamenti, ma non so, portare il riscaldamento in quella scuola, la luce in quel villaggio, cose veramente concrete intorno alle quali ci si ritrova, perché alla fine siamo tutti uomini, ecco, e in quelle realtà concrete ci si ritrova nella propria umanità, questo è molto bello. Bene, io ringrazio padre Pier Battista Pizzaballa, che è da 5 anni custode di Terra Santa, e vi do appuntamento dopo il minuto di pubblicità.